Avere un'identità. Quando manca un'identità, allora i ragazzi fuggono, hanno questo desiderio di fuggire dalla nostra terra. L'augurio che questa celebrazione a 67 anni dalla morte di Biagio Guarnaccio possa essere per i giovani e per noi adulti motivo di identità. Ecco, senza il passato non si costruisce il futuro. Sono grato anche al nostro vicario generale, Don Vincenzo D'Amato, che presiede questa solenne celebrazione. Don Vincenzo D'Amato è anche un nostro concittadino e svolge questa funzione delicata all'interno della diocesi di Melfira Porla Venosa, quale vicario generale. Lui rappresenta il nostro vescovo, rappresenta tutta la diocesi e durante la messa certamente prega con noi e ci benedirà affinché anche noi possiamo essere costruttori, ecco, e non distruttori. Oggi purtroppo facilmente per un minuto di gloria tante persone, ecco, pur di far notizia, fanno anche una cattiva disinformazione, mentre questa mattina sui giornali mi ha fatto piacere leggere questa informazione costruttiva che la Polla celebra questo concittadino, e questo mi fa tanto piacere. L'augurio è questo, che ecco, anche di noi un giorno si potrà dire di bene, però non dobbiamo aspettare la morte per dirci una parola buona, non dobbiamo aspettare di morire per sentirci dire che era una brava persona. Se possibile aiutiamoci in vita e dopo la morte preghiamo insieme, come preghiamo adesso, per il nostro concittadino. Iniziamo con il canto questa solenne celebrazione. Signore,
va incontro alla morte per salvare proprio tutti dal male, e che però vince la morte, risuscita per dare a noi la vita. Chiediamo al Signore che in questa Eucaristia si rafforzi nella nostra fede, nella risurrezione, e ci diamo un perdono di tutte le nostre debolezze. Perché il rombo dell'aereo ormai era entrato dentro le nostre orecchie, poi veniva basso, vedevamo l'aereo bene, scappavamo dalla scuola, eravamo in classe, no? Io venivo a scuola qui, al Palazzo Ferrente, i maestri ci tentavano di non trattenersi, non ci rendeva, quando arrivava l'aereo uscivamo fuori per andare a vederlo. E certo è stato doloroso quando poi abbiamo sentito del fatto, e dopo esserci veramente accertati abbiamo visto una colonna di fumo di qua, dalla porta, e c'è tanto di piaciuto. Ho partecipato anch'io come tanti altri, tanti miei compagni di scuola, abbiamo partecipato proprio con la scuola, tutte le classi, qui c'era soltanto la scuola elementare, tutte le classi abbiamo partecipato a funerale, che è stato qualcosa di straordinariamente solenne, grande, con le rappresentanze militari, con gli aerei che sono volavano in cielo e con tanti altri particolari che adesso non so e non posso ricordare. Per cui sono contento di essere in questa celebrazione per questo doppio motivo, non soltanto per il motivo religioso, per il motivo spirituale, per il motivo di valori umani, ma anche per un onore personale, diciamo così, perché tutti noi che abbiamo vissuto determinati momenti li ricordiamo bene. Allora erano momenti anche dolorosi, la guerra è stata una guerra dolorosa, il superamento della guerra finalmente è stato un momento gioioso che ci ha riportati a vivere, siamo ritornati a vivere. E una cosa voglio ricordare, quando andavamo al cimitero vedevamo sempre, andavamo tutti quanti alla tomba di Capitano Biagio, e vedevamo sempre questa elica, questo pezzo di aereo. A me faceva sempre tanta impressione, un'impressione, come dire, patetica, non so come dire, fraterna, ma anche spirituale, perché mi dava sempre l'impressione di essere quell'elica che non soltanto allora faceva volare, faceva anche volare l'aereo, ma un'elica che è come una spirale che sale verso il cielo. Quindi immaginavo anche il viaggio ormai salito al cielo, non soltanto con l'aereo come aveva fatto tantissime volte, ma poi andare al cielo realmente con la sua vita, con i suoi valori, con la sua bravura, la sua bontà, ed essere accolto da Dio in cielo. E noi
vorrei che desiderassimo sempre questo, essere delle persone come delle eliche che fanno volare un veicolo che è la nostra vita e che vada in alto. Mentre gli aerei materiali cadono, si consumano, le eliche spirituali vanno in alto, vanno, penetrano il cielo e arrivano a Dio. E io vorrei che fossimo noi tutti quanti presi da questo desiderio di essere sempre in alto. Anche il Vangelo di oggi dice che chi viene dal cielo è spirituale, chi invece viene dalla terra arriva in terra. Noi veniamo dal cielo perché Dio ci ha creati e sappiamo che siamo destinati al cielo. Ci ho dato Gesù. Dico solamente grazie a Dio per il vostro dono
e anche per quello che fate per la nostra comunità e per le nostre comunità. Devo dire grazie anche per il dono dell'amicizia che c'è con tutte le istituzioni del territorio e anche per quello che fanno per il nostro territorio e anche per la nazione, perché ognuno di noi agisce anche per il bene comune. Grazie anche a chi ha organizzato in maniera per bene questa manifestazione in onore di Biagio Guarnaccio. E certamente approfitto della circostanza per salutare e ringraziare anche chi da prima mattina ha preparato questa cattedrale. Ecco, ci sono tante persone che servono la Chiesa e servono lo Stato in maniera così discreta ma precisa e con passione. Ecco, in piazza c'è qualcuno che mi ha salutato, voleva che passassi in avanti. Ripeto, io queste celebrazioni le vivo con grande timidezza perché ho sempre paura di dimenticare qualcuno. E se qualcuno, ecco, può essere sentirsi dimenticato, vi chiedo già scusa, ma ringrazio il Signore per la vostra presenza. Questa cattedrale, adesso dopo il saluto di chi ha organizzato questa manifestazione, è anche sede giubilare e porta della misericordia. Quindi dopo, ecco, entrando, se uno entra con un animo disposto ad essere abbracciato da Dio, da una porta si entra e dalla porta si esce. L'augurio è questo, che tutti quanti possiamo uscire carichi dell'amore del Signore. Ecco, sono trascorsi anche 2 giorni, approfitto di dire al nostro vicario gli auguri per il suo giorno onomastico che è stato l'altro giorno. Don Vincenzo D'Amato è di questa parrocchia e di questa cattedrale. E Rapolla ha avuto tanti cittadini con tante belle qualità, come adesso, come vostro parroco, posso dire che ciascuno di voi ha tanti doni e il Signore li possa far fruttificare. E il Signore benedica noi e benedica le nostre famiglie, che oggi ne abbiamo particolarmente bisogno. Vi auguro una buona giornata e concluderemo con l'intervento di chi ha organizzato questa bella manifestazione. Grazie. Reverendo Monsignore, gentilissimo Don Vincenzo D'Amato, signor Sindaco di Rapolla, signor Colonnello Maggiore, gentile signore, signor Generale Cerno, signori ufficiali, sottufficiali, signor Presidente e Docente della Direzione Didattica, signori Presidente dell'Associazione Arma Aeronautica, signori Presidente delle Associazioni d'Arma, signori tutti. Come Presidente dell'Associazione Arma Aeronautica della sezione di Memphis, torno a rivolgermi ancora a tutti voi con un doveroso saluto che non è solo formale, trovandoci in quest'anno 2016 a ricordare la figura del capitano pilota dell'aeronautica militare Biagio Guarnaccio, figlio di questo cittadino, eroe della Seconda Guerra Mondiale. Siamo qui convenuti questa mattina per ricordare il 67° anniversario della sua morte, avvenuta per un incidente di volo nei pressi del Castello Normanno di Melfi il 7 aprile del 1949, nell'adempimento del proprio dovere. Lo scopo dell'odierna iniziativa è duplice. In primo luogo si tratta di un evento storico-culturale. In secondo luogo è quello di promuovere una maggiore conoscenza, soprattutto tra i giovani di età scolastica, del personaggio e delle vicende del capitano Guarnaccio, per consentire una riflessione e per rafforzare con la conoscenza dei fatti anche i valori dell'identità nazionale a lui molto caro. Abbiamo da poco un minuto
protocollo la biografia del capitano Guarnacci, fatta di frequenti atti di eroismo non comuni, che esaltano la figura di un soldato d'altri tempi, quando l'eroismo era tipico di tantissime famiglie lucane, normali, dove il coraggio, l'ardimento, permise di ottenere altissimi risultati. Il capitano Guarnacci ha lasciato un segno profondo. Di lui resta il ricordo indelebile di un uomo che ha servito le istituzioni e il nostro paese con totale dedizione ed incondizionato attaccamento ai valori della patria. In questa cornice di conoscenza biografica del personaggio oggi oggetto di questa importante celebrazione, ho il piacere di ricordare a tutti voi che la Polla conserva memoria perenne dell'eroico aviatore, mediante l'intitolazione già in atto di strade e piazze. Ecco perché la cerimonia odierna non è soltanto meramente celebrativa. Mi piace sottolineare il significato culturale dell'evento, perché spesso è scarsa la conoscenza dei personaggi locali che rafforzano il legittimo sentimento di orgoglio cittadino. Come associazione Arma Aeronautica, in collaborazione con l'amministrazione comunale della Polla e con il comando del 32esimo storno movimento, abbiamo voluto ricordarlo nella sua città natale nel giorno di quel tragico avvenimento. Ancora oggi, causa di dolore, non solo dell'evento dei familiari, ma anche dei tanti amici che hanno visto scomparire prematuramente i propri affetti, sopportando il dolore immisurato e discreta compostezza. Con la collocazione della tavola marmorea al monumento dei caduti di Piazza Garibaldi, dove ci ricorda il sacrificio di tanti cittadini di questo paese, caduti per l'onore dell'Italia, rafforziamo la memoria perenne del capitano Guarnacci, che nel servire la patria in armi ha onorato la sua città natale come meglio non poteva fare. A chiusura di questo mio breve intervento, sono certo che la figura del capitano Guarnacci rimarrà nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo personalmente, ma anche come esempio nelle giovani generazioni che, pur non avendolo potuto conoscere in vita, saranno sicuramente affascinanti a decorrere da oggi della sua vita di soldato e di illustre cittadino di questo paese di Napoli. Non mi resta che a questo punto dare la parola per un solo saluto al familiare Guarnacci, familiare dell'eroico Guarnacci, il signor Dante Dante Guarnacci, per un bravissimo saluto. Prego, signor Guarnacci. Essere come io sono, discendente familiare di un eroe, è motivo di orgoglio. Il signor Guarnacci ha scritto: essere come io sono, discendente familiare di un eroe, è motivo di orgoglio che carica il sottoscritto di una responsabilità certamente superiore alle mie forze culturali civili. Purtroppo per noi, anche in Italia, bisogna ieri come oggi di eroi che, mentre illuminano con la fiaccola del loro sacrificio personale il buio di una società inquieta e bisognosa di orientamento morale, ama raccogliersi riconoscente come oggi abbiamo fatto, coltivando sentimenti mortali come l'amore, la patria, le istituzioni, la famiglia. Biagio Guarnacci è nato nel nostro paese ed è ancora oggi la dimostrazione di quanto sia stato capace, pur nella sua umiltà di soldato, di scrivere con la sua preziosa vita una delle pagine che fino ad oggi ai tanti hanno sconosciuto dei nostri cittadini.
Per questo mi sia consentito a tutti voi presenti di rivolgervi un sentito ringraziamento per aver collaborato con l'evento odierno a ricordare i meriti silenziosi ma eroici del mio familiare Biagio Pagliaccio. Ringrazio l'Associazione Aeronautica di Merito, grazie, che ha voluto fortemente questa collaborazione. Ringrazio l'Aeronautica Militare, ringrazio il Sindaco di Melfi e di La Colla, ringrazio le istituzioni militari, civili e religiose presenti. Un ultimo sentito ringraziamento lo rivolgo a tutti i cittadini che hanno gratificato con la loro preziosa presenza. Grazie. Al termine di questa struggente manifestazione avverto il dovere anche di ringraziare tutti. Consentitemi di ringraziare il legale generale della diocesi di Melfi, Paolo Venosa, Monsignor Vincenzo Donati e il parroco Don Vincenzo Massurco, parroco di questa cittadina. Ringrazio il signor sindaco di Michele Sommesso e la giunta comunale, ringrazio il sindaco di Melfi, ringrazio il signor colonnello Orgieri, comandante del 32° Stormo di Oneto, e la sua gentile signora per averci onorato della loro presenza. Ringrazio tutti il personale del 32° Stormo che con il loro impegno e la loro attiva collaborazione hanno reso possibile una odierna commemorazione. Senza di loro non sarebbe stato possibile. Ringrazio il signor generale Genchi. Ringrazio l'Arma dei Carabinieri, il Corpo dei Vigili Urbani, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Penitenziaria, le Guardie Farambiente del Distaccamento della Trinità. Ringrazio il Presidente dell'Associazione Arme Aeronautica della Puglia, ringrazio il Presidente dell'Associazione Culturale d'Arma di Melfi e di Napoli. Un ulteriore ringraziamento lo rivolgo al dirigente scolastico e alla scolaresca e alla cittadinanza tutta per essere intervenuti. Consentitemi brevemente di ringraziare il mio vicepresidente Antonio Sevilla, addetto alle ricerche storiche, che mi ha fortemente sostenuto nell'organizzazione di questo importante evento, che in questi giorni di intenso lavoro nei preparativi della odierna cerimonia si è tanto speso insieme a me in un lavoro defaticante. Grazie. Non mi resta a questo punto che esternare, insieme ai miei ringraziamenti, l'orgoglio di presiedere la nostra Associazione Arma Aeronautica di Melfi, che non farà mai venir meno la vicinanza a tutte quelle iniziative che, nel rispetto della tradizione e dello statuto interno, incentivano il ricordo del passato, infondendo in tal modo speranza e fiducia nelle future generazioni. Grazie. Espírito Santo. Amén. Esta es la